Borreca cala la sala cinesca, Delia piazza la zampata vincente e il Boiano conquista i primi 3 punti della stagione ai danni del Termoli 2016. Alcola Lillo dirige Izzo della sezione di Isernia. Bastano 60 secondi ai padroni di casa per rendersi pericolosi. È Pisano a provarci, Recchia attento si rifugia in corner. Il portiere ospite è protagonista anche all'11esimo quando chiude in uscita su Diallo. Un giro di lancette più tardi è Perrella a colpire di testa, conclusione debole che il numero 1 degli adriatici para a terra. Il Boiano tiene il pallino del gioco e si fa pericoloso al 23esimo quando sul rilancio di Borreca Anciaba mette al centro. Perrella non trova l'impatto con la sfera e l'azione sfuma. Passano 4 minuti e Pisano offre a Sabatino, la conclusione del numero 4 di casa viene deviata in angolo. Il Termoli 2016 non riesce a creare i pericoli dalle parti di Borreca e rischia di capitolare al 35esimo quando la punizione calciata da Mauriello si spegne al lato non di molto. Dopo un tiro alto di Perrella, nel finale di tempo è Sabatino per i padroni di casa a provarci dalla distanza. La sfera termina lontana dallo specchio. Nella ripresa il Boiano parte forte. Terzo minuto. Anciaba serve da Antoni, il suo tiro non crea problemi a Recchia. Al 16esimo il Termoli 2016 ha la grande chance per passare in vantaggio. Palla persa in impostazione dal Boiano, Ciafardini ne approfitta e serve Giuseppe Letto che si presenta solo davanti a Borreca. Il portiere del Boiano compie uno straordinario intervento, negando di piede la gioia del gol all'attaccante ospite. Si resta così sullo 0-0. Al 21esimo è impicciatore assaggiare ancora i riflessi dell'estremo difensore matesino che cala nuovamente la saracinesca. Alla mezz'ora si rivede in fase offensiva il Boiano. Anciaba, sempre presente nelle azioni più pericolose dei suoi, mette al centro una palla invitante sulla quale però non arriva nessun compagno. Il gol è nell'aria e arriva al 37esimo. Anciaba avvia l'azione e serve Perrella. Tiro murato dalla difesa, la sfera giunge a Delia che non perdona e fa 1-0 Boiano. Al 42esimo è il neo entrato D'Angelo a servire Sabatino, conclusione debole centrale che non crea problemi al portiere Recchia. Al 90esimo l'ultima chance ospite capita al neo entrato Gianluca Recchia che di testa non inquadra lo specchio della porta. Finisce con la festa dei giocatori del Boiano e il Termoli 2016 mastica amaro per il secondo KO in altrettante gare di campionato. Mercoledì in riva all'Adriatico le due squadre saranno nuovamente di fronte in Coppa Italia per l'ultima giornata della fase a gironi.